Ciao, sono Gabriele di Phoenix Academy e oggi ti parlo di Iago, che è un artista e imprenditore italiano che lavora principalmente nelle sculture e nella produzione video. Nasce a Frosinone, in Italia, nel 1987, dove ha frequentato il liceo artistico e poi l'Accademia di Belle Arti. In giovane età ha lavorato in Grecia, a Naxos, e in Italia fra Roma e Verona. Oggi Iago vive a New York, lavorando tra USA, Cina e Italia. Nel 2018 è stato professore ospite presso la New York Academy of Art, dove ha tenuto un masterclass e una lecture. A partire dal 2016 tiene corsi in scuole, università e accademie italiane, cinesi e americane. All'età di 24 anni, su presentazione della storica dell'arte Maria Teresa Benedetti, è stato selezionato dal prof. Vittorio Sgarbi per partecipare alla 54esima edizione della Biennale di Venezia, Padiglione Italia, Roma, Palazzo Venezia, dove ha esposto il busto in marmo dell'allora Papa Benedetto XVI, 2009, per il quale nello stesso anno ha ricevuto la medaglia pontificia. Nel 2010 Iago lascia l'Accademia. Nel 2017 è uno degli speaker di TEDx Genova. Una delle sue opere più significative è Habemus Omnium, 2013, realizzata dopo la dimissione di Papa Ratzinger, a seguito delle quali Iago scolpisce nuovamente la scultura originale del 2009, rappresentando il pontefice nudo. L'opera è stata esposta a Roma nel 2018, nel Museo Carlo Bilotti in Villa Borghese, con un numero record di visitatori, di cui 3.500 unicamente durante la presentazione. Nel 2018 Iago viene invitato poi ad esporre alla BIAS, Biennale Internazionale di Arte Contemporanea Sacra, e alle Religioni dell'Umanità e Palermo. Nel 2018, a seguito dell'esposizione alla Fiera d'Arte Internazionale Harmony Show di Manhattan, Iago si trasferisce a New York per realizzare l'opera intitolata Figlio Velato per la città di Napoli, esposta permanentemente nel quartiere Sanità all'interno della cappella della chiesa di San Severo, fuori le mura. La ricerca artistica di Iago fonda le sue radici nelle tecniche ereditate dai maestri del Rinascimento, in antitesi con l'idea romantica dell'artista morto di fame. Iago è determinato a restituire alla categoria un'immagine, imprenditoriale mantenendo sempre un rapporto vivo e diretto con il pubblico mediante l'utilizzo dei social network.